Briserelli ne ha facoltà per 4 minuti. Grazie Presidente, non sto qui a ripetere l'ovvio, il detto, il fatto che siamo qui non a fare testimonianza, ma a lanciare un atto d'accusa, anche se sappiamo che la decisione è già assunta, anche se sappiamo che il provvedimento è segnato, anche se sappiamo che domani con la fiducia del Parlamento e la sfiducia del Paese quest'atto comunque andrà avanti. Un atto per il quale le firme in banca letteralmente le abbiamo messe anche noi, ma nessuno ci ha chiesto di condividere le scelte. Ebbene, dicevo, non starò a ripetere questo. Starò a dire per la mia commissione, così come abbiamo fatto per ciascuna delle commissioni, per ciascuna delle materie, tutto quello che avrebbe potuto trovare posto in questo provvedimento che responsabilmente come Lega abbiamo proposto e che non è stato accolto, non nell'interesse di un partito, ma nell'interesse del Paese, dei cittadini, delle famiglie, delle imprese. E allora, come non cominciare dalla plastic tax, dal monouso? Bene, si potrebbe dire purtroppo che tutta questa crisi è stata la rivincita di un materiale e di alcuni prodotti, eppure in maniera ideologica si continua a non voler annullare la plastic tax, si continua al massimo a dire entrerà in vigore a gennaio, c'è tempo per posticiparla nel frattempo, ma intanto le aziende chiudono, le aziende non fanno investimenti, le aziende delocalizzano. Ebbene, noi avevamo proposto di fare una scelta coraggiosa, ci era stato sempre detto che costava troppo. Per una volta avevamo i soldi per fare, se non tutto, molto, si è scelto di non fare. Avevamo chiesto anche degli interventi a costo zero, ad esempio di prorogare, sempre in materia di ambiente e di investimenti, le autorizzazioni rilasciate dalla Commissione VIA, prorogarle di 2 anni, visto lo stop che c'era stato. Anche qui abbiamo ricevuto un no. Sorvolo per decenza le proposte fatte sul bonus monopattini. Noi avevamo proposto proprio di ri rivolgere ad altro quelle risorse o che almeno si destinassero a prodotti italiani che non fossero un rilancio dell'economia di qualche altro paese, considerando che hoverboard e monopattini in Italia non se ne producono. Si producono biciclette storicamente, ci sono film in cui i cittadini italiani andavano a lavorare in bicicletta. Io li voglio vedere nel traffico in mezzo alle buche a fare lo slalom, persone andare a lavorare in monopattino o in hoverboard. Ebbene, invece che inserire 15 domande e risposte, il Ministro dell'Ambiente sulla possibilità di richiesta di utilizzo dia le decine e decine di risposte che non sta dando a tutto quello che si poteva fare per la mobilità su altri settori, dall'automotive a altre cose. Ma l'ultimo esempio, me lo consentirà il Presidente, spero nei termini, lo dedico al terremoto. Lo dedico al terremoto perché da Umbro e insieme ai colleghi Pazzaglini, Arrigoni e Lucidi ci abbiamo lavorato. La vergogna è vedere prorogata l'emergenza Covid, un'emergenza finita, l'ha ammesso persino Sileri che da tecnico non ha saputo dire una bugia ieri, e non veder prorogata l'emergenza terremoto, un'emergenza che rischia di essere infinita, e non prorogando l'emergenza si perderà il personale dei comuni e degli USR per fare le pratiche. Non è stata prorogata la zona franca urbana, non è stato esteso il bonus che si potevano estendere anche al terremoto, ma cosa ancora più grave, qui noi stiamo parlando di prorogare le tasse alle aziende, ai cittadini, pagamenti. Ebbene, il 30 giugno le aziende delle aree del cratere terremotato hanno ricominciato a pagare le tasse 2016-2017, la prima rata, oltre al danno la beffa. E concludo dicendo che la certificazione del fallimento di questo provvedimento sta nell'ammissione di colpa del Ministro dell'Interno Lamorgese, perché quando si arriva a dire in autunno ci saranno tensioni sociali, ci aspettiamo le sommosse, vuol dire che allora questo provvedimento non produrrà effetti e alle macerie materiali di un terremoto si aggiungeranno quelle economiche in cui si troverà l'intero paese, macerie che l'intera Italia vedrà anche per l'inerzia del governo. Grazie. Grazie.